mi è venuta un'altra Ikea! Questa è arte per te, arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Sì, mi è venuta un'Ikea di Natale, come trasformare una cornice di cui non ricordi il nome, ma che state vedendo qui, in un bellissimo regalo di Natale. Anzi, è una card regalo, perché è una cornice che può essere regalata come un biglietto, quindi in unione a un regalo più grande, può anche essere apposta sul regalo, oppure può essere un tutt'uno, carta e regalo insieme, quindi un biglietto che passi un messaggio, ma che dopo Natale può essere tolto dagli orpelli eccessivi del Natale e può essere usato tutti i giorni come una cornice abbellita, un modo per rendere unico e prezioso un qualcosa che all'IKEA costa veramente pochissimo. Tra l'altro, questa stessa IKEA potete svilupparla anche con Fiskbo, che sono cornici che costano 99 centesimi, quindi con pochissimo potete fare veramente un regalo che secondo me risulta essere graditissimo. Spostiamoci sul piano da lavoro e andiamola a fare. Ed eccoci pronti a questo nuovo, mi è venuta un IKEA con Mossebo, una cornice che costa 90 centesimi e quindi meno di un biglietto, e così mi è venuta l'idea di, anzi l'IKEA, di trasformare un quadretto in un biglietto. Per questo ci occorrerà quindi un Mossebo che io ho scelto nel colore bianco, ma c'è anche rosso, nero, di vari colori. Vi metto qua sotto nel box informazioni il link al sito IKEA. Poi da internet potete scaricarvi lo sfondo che più preferite. Io sto usando il materiale della Bobanni perché questo è un progetto che sto facendo per loro, ma voi come sempre non tenetene conto. Anzi, sapete che vi dico, vi faccio una bella raccolta sulla mia pagina Facebook, abbellimenti natalizi da scaricare, dove vi metterò non soltanto tutto quello che può servirvi per questo tutorial, ma tutto quello che possa servirvi da scaricare durante le festività natalizie, Babbo Natali, alberelli, stelline, abbellimenti vari, che ne dite? Allora, poi degli abbellimenti, quindi un alberello, un pupazzo di neve, cuoricini vari, bandierine varie, insomma, anche queste cose o ve le fate da voi, già disegnate, oppure le trovate facilmente su internet da scaricare. Della carta da cui estrapolare i decori per la mia cornice, un nastrino che stia bene con l'insieme, forbici, tagliabalza, e poi, che ne so, magari degli abbellimenti, altre carte per creare degli abbellimenti sugli angoli, oppure dei colori per bordura. Vi ho insegnato qui dove c'è lei col pallino il link al video dove vi ho insegnato a farli da voi. Bene, cominciamo subito, che è più a dirsi che non a farsi. Smontiamo tutta la nostra cornicetta e come vedete questa cornice ha una sorta di galleria interna, vedete, una guida che ci permetterà di attaccare i nostri soggettini senza inficiare la cornice. Cosa significa? Che passato il Natale, se la persona a cui regaliamo la cornice vorrà usarla per qualcosa di diverso, basterà smontare e tutto viene da sé. E poi la plastichina barra vetro, questa la mettiamo da parte. Anzi, per adesso prendiamolo un attimo di nuovo, ed io ho già in mente la composizione, quindi ero andata subito oltre. Allora, prima di smontare tutto, decidiamo la forma che deve avere la nostra composizione. Come fondo io userò questo, quindi vorrò mettere all'interno della mia cornicetta delle bandierine a festeggiare questo Natale, in modo che sia sopraelevato rispetto al fondo, ma che nello stesso tempo faccia leggere. Fuori dalla cornice metterò il mio personaggio, che può essere un alberello di Natale, qualcosa che richiami appunto al periodo delle feste. E poi all'interno, un po' più elevato, metterò altri soggettini a forma di cuore, di stellina. Alcuni li farò, alcuni li ho già pretagliati. Una cosa, come vedete, quindi molto easy e semplicissima, da fare anche all'ultimo minuto e che non vi ruberà tempo. Come prima cosa preparo i pezzi da voler attaccare alla cornice. Adesso io qui ho varie strisce decorative, tutte molto carine. Posso scegliere, visto il mio
sfondo di decorarle sia con le cru che con il rosso. Ora, se io volessi stare più attinente al Natale, potrei scegliere il rosso. Se io volessi stare più attinente, così più neutra, potrei scegliere le cru e fare un qualcosa molto shabby. Posso anche fare entrambe le cose, per esempio. Essendo una card quadretto, voglio che l'elemento cartaceo comunque rimanga. Lo faccio apposta ad usare la carta e non a usare un washi tape, per esempio, perché voglio proprio che l'idea sia quella del bigliettino che arrivi tra le mani, anche come composizione del materiale. Fatto questo, vedete, sarà con questa carta che io adornerò tutta la mia cornice. Io ho scelto di farle rosse e bianche. Con una squadretta e una matita segno dal primo punto da cui partirà la mia carta 2 centimetri. Ad ogni 2 centimetri farò partire un nuovo giro di carta. Naturalmente faccio la stessa cosa anche giù per avere le misure proprio uguali. A questo punto, piano piano, senza sporcare troppo, prendo la colla e, aiutandomi con lo stuzzicadenti, sporco la carta di colla. Lo stuzzicadenti mi aiuterà a stare leggera di colla, diciamo così, a spalmarla meglio. Quindi prendo e inserisco la mia carta lì dove voglio che stia, perfetto, e tiro giù la mia fascetta. Così, in maniera molto molto pulita, faccio girare anche dietro in modo che stia ben fissa, così, e taglio l'eccesso. La prima fascettina è fatta. Adesso, piano piano, prendo la misura di tutte le fascette e le faccio girare attorno alla cornice. Fine del nostro lavoro avremo questo risultato. Ripulite tutta la cornice dai residui di colla, dopodiché ripulitevi le mani. Abbiamo due angoli scoperti e due angoli coperti. Vi saranno venuti automaticamente, per questo non ve l'ho detto all'inizio. Poi qui metteremo degli abbellimenti a coprire per arricchire ulteriormente la nostra cornice. Bene, adesso proseguiamo con l'interno. Prendiamo quello che dovrà essere il nostro fondo e centriamolo all'interno della composizione. Quindi rimuoviamo i lati in eccesso. Quindi do un abbellimento al fondo appiccicando sopra qualche stellina che stia un pochettino a rilievo, e lo faccio utilizzando uno scotch biadesivo spessorato. E come vedete utilizzo anche il doppio spessore, cioè differenzio, non so se si vede, di altezza gli stessi soggetti sul fondo per dare maggiore movimento. Sono piccole cose, ragazzi, veramente piccole cose, che poi alla fine rendono l'insieme gradevole. Adesso prendo la mia prendo le mie bandierine e decido cosa mettere, quale parte mettere. Quindi taglio l'eccesso anche qui, punto con un po' di colla le parti che andranno inserite in composizione. Prendo il vetro e inserisco questo all'interno. A questo punto inserisco la mia card e chiudo, perché tanto la parte interna del mio quadretto è finita. Adesso mettiamo qui qualcos'altro a riempire il tutto e io metterò due coccardine che riprendano il rosso, ma che riprendano anche le cru del fondo. Striscia di carta e piego a zig zag, uno zig zag bello regolare, mi raccomando, una fisarmonica molto regolare, la mia cartina. Mi ricavo un cerchietto di carta qualunque, non ho bisogno che sia particolarmente decorato, mi serve solo come base d'appoggio della mia coccardina. Metto un po' di colla sull'ultima faccetta della coccarda, così, e faccio compiere un giro, voilà,
facendo baciare le due ultime faccette. Fatto ciò, giro, appiattisco la coccarda, la chiudo quanto voglio che stia chiusa, metto della colla sul tondino che avevo fatto prima, così. Posso essere anche un po' più abbondante in questo. Chiudo la coccardina e l'appoggio quanto voglio appunto che stia là, quanto voglio che stia chiusa. Ok, fate 2-3 coccardine di dimensioni differenti per posizionarle sui lati della vostra cornice. Poi il centro lo abbelliremo con dei bottoncini o con ulteriori abbellimenti. Ora vi faccio vedere, facciamo una cosa per volta. Prendo le coccardine. Sì, ok, io ce l'ho in testa, userò la colla a caldo, anche se già la odio per i filamenti che fa, e per abbellire le coccardine che non posso lasciare con questo buco al centro, userò... Allora, voi potete usare dei semplici bottoncini, guardate che stanno carini e ravvivano veramente moltissimo le composizioni, vedete? Io, che ho naturalmente gli abbellimenti, uso degli abbellimenti Bobanni. Bene, componiamo allora. Ed ecco il nostro biglietto quadretto bello e pronto. Non è un modo carino per augurare Merry Christmas? Poi la cornice esterna senza pupazzo che si può strappare e l'interno che può essere totalmente coperto può diventare la cornice per qualunque fotografia voglia mettere il nostro amico o la nostra amica a cui lo regaliamo. Quindi un modo carino, diverso per fare gli auguri. Adesso vi lascio alle foto e noi ci vediamo dopo. Quadretto o biglietto? Buon Natale a tutti! Visto che bella la nostra card cornice, è un bigliettone 3D, un portacornice che può accompagnare la persona a cui lo doniamo tutto l'anno regalandole il nostro ricordo, ma nello stesso tempo molto molto caratterizzata col periodo di Natale. Se questo video vi è piaciuto, per favore regalatemi un pollice in su e condividetelo sulle vostre pagine Facebook. Questo aiuta Arte per Te a rimanere altissima nelle visualizzazioni e io di questo vi ringrazio enormemente. Mi scuso se ogni volta lo devo chiedere, ma è necessario per non sprofondare nel l'invisibilità di YouTube, che è sempre lì dietro le nostre spalle, e per noi che ci impegniamo tanto, capite bene, è un problema sentire questa spada di Damocle sulla testa che solo voi potete toglierci dal capo. Quindi un pollice in su, una condivisione sulle vostre pagine Facebook e Arte per Te rimane a galla, quindi grazie se lo vorrete fare, grazie se lo vorrete fare, ma fatelo solo se pensate che Arte per Te sia meritevole di visualizzazioni, mi raccomando. Bene ragazzi, che dire, io sono contenta di passare questo Natale insieme a voi, sono veramente felice di avervi visti tutti a Bologna, quindi grazie, grazie per essere venuti, siete stati dolcissimi, finalmente ho dato una faccia a molti di voi e spero di vedere molto presto anche tutti gli altri componenti della splendida famiglia di Arte per Te, cioè tutti voi. Siamo oramai più di 100.000, affacciarmi a questa finestra diventa sempre più emozionante, sì, perché io vi sento dalla altra parte, ho una videocamera davanti a me, ma oramai so chi c'è dall'altra parte. In 5 incontri abbiamo avuto, ho conosciuto una larga fetta dei miei amici di Arte per Te, quindi io parlo con voi e anche con tutti quelli che non conosco, quindi vi sento molto vicino e di questo vi ringrazio, e vi ringrazio del vostro affetto, ma soprattutto vi ringrazio per aver scelto di passare la preparazione del Natale insieme ai video di Arte per Te. Quindi buona preparazione al Natale a tutti, grazie per accogliermi sempre nelle vostre case e noi ci rivediamo sempre qui per il prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, ciao, alla prossima!